Nel burlesque si adoperano vari tipi di intimo. In particolare voglio concentrarmi sulla parte di sotto del corpo e quindi culotte, perizoma o mutandine. La cosa trovo che sia molto personale, qualcuno anche adopera il G-string, insomma, la cosa è molto molto personale. Diciamo che tutto va bene purché sia adeguatamente decorato e sia una cosa graziosa. Personalmente, avendo, diciamo, un sedere abbastanza panoramico, preferisco per me la culotte, però vedo anche performer con il sedere altrettanto panoramico che usano i perizoma o i G-string. Quindi, come vedete, è sempre, sempre una cosa estremamente personale. L'importante è ricordarsi di non cadere mai nella volgarità. Quindi, guardiamoci bene. Che cosa indossiamo, e quando lo indossiamo, come appariamo. Il modo che ho trovato io per capire, qual è l'apparenza di quando indosso qualcosa è farmi delle foto allo specchio, degli scatti, dopo riguardarmeli. E così in base a questo stabilisco che cosa è meglio in quel momento per il mio corpo, su quel costume, eccetera, eccetera. Comunque, come sempre, ci dobbiamo sentire libere, però trattandosi di un'arte vintage, tendenzialmente io preferisco sempre la culotte, però questa è una cosa tutta di Candy Bloom. Quindi sentitevi libere, siate comunque raffinate, ci sono delle donne che sono raffinate anche nude, quindi perché no? Vabbè, la nudità non è consentita, però comunque voglio dire. Ognuna scelga in base a come si sente più bella, più interessante e più raffinata. Ricordiamoci che il burlesque è libertà. Alla prossima pillola di burlesque. Un bacio da Candy.